tutorial vediamo adesso come poter procedere e andare a inserire quelle che sono delle controsoffittature. Dal menu soffitti, difatti, oltre al classico soffitto a solaio che posso rappresentare all'interno del mio piano di progetto, posso inserire anche quelle che sono dei controsoffitti. Infatti, nelle controsoffitti io posso scegliere di farlo manuale, o rettangolo o in modo automatico se delimito bene quello che è l'area. Andiamo a inserire un controsoffitto manuale. In questo modo io vado a cliccare controsoffitto e mi chiederà quindi l'inserimento dell'area di interesse. Io in questo caso vado a creare un controsoffitto nell'area del garage, quindi io vado a inserire tutti i punti di interesse, quindi vado ok a delimitare quella che è l'area. Ecco qui, va bene in questo punto. Tasto destro e mi chiede quindi l'inserimento dei riquadri della griglia dove io andrò a inserire quelle che sono le travi di collegamento per il controsoffitto. Clicco due volte col tasto sinistro e automaticamente mi ha generato quella che è la controsoffittatura. Ora, per farvi vedere meglio, vado sulla finestra vista 3D e vado a spegnere quelle che sono i muri. Vedete, mi ha creato automaticamente quello che è il controsoffitto. Controsoffitto dove ci sono i vari pannelli con le travi e i ganci a soffitto, e quindi mi ha creato quella che è la controsoffittatura. Ovviamente potrei mettere anche il pannello laterale se mi serve il pannello laterale, e quindi poter andare a creare anche quelle che sono delle funzioni di pannelli per punti con rettangolo, eccetera. Quindi mi dà la possibilità di generare anche una controsoffittatura in modo semplice e automatico.